bentrovati e buon anno a tutti, e sono felice di vedervi così numerosi per questo evento di inizio 2020 con Queen Art Studio Gallery. Faccio un applauso a tutti voi. Allora, questo è il primo evento di Queen Art Studio Gallery, è un evento in galleria perché sicuramente ci unisce un po' di più, perché l'ultimo a Bangkok è stato un po' difficile per la maggior parte, per quasi tutti voi, sono riusciti a venire solo due artiste, per quasi tutti voi da raggiungere, per cui in terra neutrale ci incontriamo tutti. In questo evento che vede il riconoscimento di José Dalí, sicuramente molti di voi lo hanno già incontrato in qualche altra manifestazione, un personaggio eclettico, un personaggio singolare, un personaggio che ha origini artistiche, come dice il suo cognome e come potete vedere anche dal libro che ha scritto lui stesso, e che io ho avuto modo di conoscere personalmente in altre occasioni. Tempo fa abbiamo fatto un evento al castello di Peraga dove c'era lui come guest star dell'evento e c'era anche Ricky Tognazzi, non so chi di voi era presente quella volta, ma un altro evento molto bello. E di questi eventi negli anni ne abbiamo fatti molti di interessanti, e soprattutto molti li abbiamo fatti all'estero. All'estero siamo stati appunto a Bangkok, siamo stati a Louvre, siamo stati a Monte Carlo, siamo stati a Seoul, siamo stati a Londra, a Copenaghen, siamo stati in molte parti del mondo. Rotterdam, Francia, Macellona, Parigi, sì. Barcellona, sì. Cioè, siamo stati veramente in Europa e fuori dall'Europa in generale. Il programma del 2020 prevede nuove tappe: New York, la settimana di Pasqua, Monte Carlo di nuovo a giugno, il Louvre, Carlo Sergio Louvre, ad ottobre, e Miami probabilmente a dicembre, se Dio vuole. Se Dio vuole, ma Dio vorrà sicuramente, ha voluto fino ad ora, quindi vorrà sicuramente. Allora, io ringrazio gli artisti che hanno partecipato. In effetti questa mostra vuole raccogliere gli artisti che hanno partecipato negli anni passati con Queen Art Studio a numerosi eventi, ma anche artisti di nuovo inserimento. E praticamente questa è la locandina dell'evento dove l'avete già visto, insomma, è su YouTube, quindi il video ormai è di pubblico dominio. Gli artisti, appunto, presso Queen Art Studio, che è la nostra galleria, centro di arte internazionale, abbiamo numerosi, come dicevo, partner, ma abbiamo soprattutto in esposizione le opere pittoriche e fotografiche dell'artista Andrea Planck, che è un artista che è stato a Bangkok. Un applauso a Andrea Planck. Io mi fermo particolarmente sugli artisti che so che sono presenti. Poi Giovanni Righi, che salutiamo. Francesco Nucciotti, che non è potuto venire, con la sua opera fotografica, che è stata anche a Bangkok. Giuseppe Arduca. Allora, Giuseppe, parliamo un po' dei tuoi, le fotografie alla natura, sì, dedicate alla natura. Intanto vieni più qua che c'è l'ombra, sì. Intanto vorrei ringraziare, sì, per l'opportunità che è stata data con questi due eventi, insomma, di partecipare. Sì. Manifestazioni riuscitissime. Grazie. Quindi complimenti anche all'organizzazione. Qualche tempo della diretta. Sì. Io faccio fotografia naturalistica, sì, sono appassionato della natura. E questi due scatti li ho fatti
uscendo dopo una giornata di pioggia, senza andare neanche tanto lontano, quindi vicino a casa, ho trovato delle piante. Sì, la tua fotografia e la tua passione? Il mio periodo, la macchina viene sempre più me. Ecco, non il tuo lavoro ma la tua passione. Sì, sì, non è un lavoro. Da sempre, non piegarli. C'è la cera lacca che salta. No, è sì, la mia fedele compagna di viaggio. Va bene. Un applauso ancora. Questa è l'altra fotografia sempre di Giuseppe Rosini. E qui abbiamo l'artista Chiara Di Salvo. E probabilmente dovrebbe esserci qualcuno in sua vece, ma non c'è. Da quello che mi sembra c'è un'incisione, un'opera su... fermo un attimo. È un'opera su foglia d'oro, le sue opere le potete vedere su. La fotografa Clarissa Collenzi, che salutiamo, è stata anche lei a... Sono tre fotografie che lei elabora graficamente, quindi poi le stampa su carta fotografica. Aveva le stesse opere a Bangkok. Clarissa Collenzi, che si trova in Messico, è di Bologna ma vive in Messico, e Francesca Castro con le sue dolcissime ballerine, che disegna e dipinge anche su tela. Sono quadri molto, molto, molto delicati, molto interessanti, e la sua intenzione è di dare movimento alla forma di una statua e cogliere quasi questa statua nel momento in cui ha un... quando noi osserviamo una statua, lei dice ci sembra che lei ha un impercettibile movimento, e lei cerca di cogliere questo movimento disegnando insomma le sue ballerine. Poi abbiamo Esther Luti, che è un'artista svizzera, gli piace rappresentare sia la natura che le statue greche e romane, per cui lei con la matita rappresenta le statue romane. Esther Luti, facciamo sempre un applauso a questi artisti. Giulia Angelini, e anche l'attestato di Bangkok. Il tuo Rino, lei dice come sta il mio Rino? In vetrina, sta benissimo. Sta benissimo. No, ho solo voluto dare la voce agli animali, perché come sapete... Il rinoceronte purtroppo è pronto alla distruzione da parte dell'uomo. Quindi sì, ci sono vari simbolismi su questo quadro, proprio che vogliono riconoscere l'importanza della natura e dell'animale per la difesa. Le tue opere hanno questa scomposizione, non sono solo dedicate agli animali, hanno anche immagini poi di varie spazi. Ne ho fatte anche su dilettanti, sempre con il concetto della salvaguardia dell'animale, perché ahimè sono presi di mira dai qualche anno. Ok, grazie. Giuseppe Galletta, da Padova. Complimenti Giuseppe, vieni pure. Vieni qua. Allora Giuseppe, che ha esposto negli anni sempre, quasi sempre, con Pinar Studio, ogni tanto si è distratto. Parigi, Monte Carlo, hai fatto le mostre quelle più forti, insomma, perché per te potevano avere un anno per vincere. Vabbè, sappiamo che è ripreso da altre situazioni, insomma, per cui parlaci del tuo quadro. Allora, insomma. Io dipingo da quando avevo 12 anni. Assolutamente sì, anche se tu sei di professione? Io sono un astrofisico. Praticamente faccio mostre da 50 anni, passa il tempo. E come nell'astrofisica, nelle due mie passioni, l'astronomia e la pittura, uso un linguaggio simbolico. La matematica nell'astrofisica è i simboli delle immagini, che sono quelli della pittura, e quindi per questa ragione la mia pittura è figurativa. Qualcuno mi dice ma la figurativa ormai non va più e così via, ma questo è il mio linguaggio. Ognuno esprime quello che ha detto. Mauro Trincanato Matri.
La tua opera metallica. Bene, molto brevemente, faccio arte astratta, ma non solo, sono abbastanza multiforme, mi piace molto anche l'informale e l'arte povera. Il quadro che vedete qui rappresentato si intitola Dicotomia e vuole rappresentare il dualismo della vita. Quindi il nero e il bianco, la leggerezza, la pesantezza, la flessibilità o la rigidità. È evidente che poi nella vita una cosa esiste in quanto ammette anche un suo opposto, ma è proprio perché c'è questo dualismo, questa completezza che crea un tutt'uno e rende affascinante l'insieme. Ecco, mi piace rappresentare sentimenti, stati d'animo, la parte invisibile dell'esistenza, quindi forme e colori dell'invisibile. Mauro, tu sei di? Bolzano. Bolzano, Bolzano, una new entry con qui in Arto Studio Gallery. Una new entry anche Serena Della Rosa. Complimenti, vieni qui a spiegare la tua passione per questi animali. Anche Serena dipinge da tanto tempo? Io ho da un anno iniziato a dipingere e così improvvisamente ho voluto mettere in mano il pennello e ho visto che riuscivo a fare dei quadri. Ho iniziato da quelli più semplici, man mano poi andando avanti ho visto che ne era sempre meglio, però di lì sono cavati. Ho la passione per i cavalli arabi e non ho esaudito. E non ho fatto proprio al meglio questi cavalli, continuano sempre a fare loro. Complimenti, Serena, e benvenuta. Andiamo avanti. Allora, Agrippino Martello. Sì. Ce la fai a passare anche lui, Agrippino, a New Entry? Complimenti. Allora. Agrippino? Allora, io sono Martello Agrippino, noto come Mr. Art, e questo quadro alle mie spalle, diciamo che ho interpretato la scenografia cinematografica. Siamo tutto per tutti questa scena. Esatto. È proiettato nel 1960 da cioè, Mastroianni, è anche bellissima. Fellini, esatto. E questo quadro, diciamo che io metto lo sguardo e la passione e anche l'amore insieme. E sì, due persone che si guardano, io dico sempre che la passione, l'arte è una passione che nasce nella nostra vita, come l'amore, come ovviamente due artisti che si guardano, e l'amore che ne entra nella nostra vita. Diciamo che io non è soltanto bianco e nero che faccio, ma faccio anche colori, prendo riferimento all'amore, alla passione, alle pitture uniche degli artisti, diciamo che metto anche il colore vero e proprio della pittura. Gabriella Teresi, che salutiamo. I suoi colori molto molto intensi io li definisco come esplosioni di polvere, come di porpora, come quando un palloncino scoppia e butta sulla tela il colore. Sono colori molto intensi, suoi molto forti. Questa signora della Campania che salutiamo e che è una new entry a Inquinati Studio Gallery. Adesso mi fermo un attimo perché il nostro fotografo Andrea Rigon deve venire qui e deve dare la sua macchina fotografica a qualcun altro. Un applauso. Complimenti Andrea, grazie a lui. Andrea di Padova, vero? Sì. Sì. Fuori Padova, Campania. Ma parlaci della tua passione, della tua foto che ho esposto anche al Pedrocchi. Sì. E niente, ma semplicemente ho cercato di creare la forza della donna che comunque non si dà completamente, ok, però libera il suo cuore, okay. Dà sì. Un po' il suo cuore e comunque una parte di sé, che l'occhio è lo spirito della persona, lo concede ma non completamente. Andrea, è il tuo lavoro, tu fotografi molto le modelle? Sì, sono fotografo di moda, sono direttore di una rivista. Sei direttore di una rivista che ci segue, sì, tra l'altro. Ho portato anche l'ultima uscita di sopra. Ah, bene, sì. Bene, poi dopo lo certo. Facciamo portare sotto così la mostriamo anche. Sono 15 anni ormai che io sono. Esatto, quindi... Della moda.
benvenuto in Pilar Studio, adesso è anche il nostro fotografo ufficiale. Invece avete questo colore nel mezzo. Grazie. Lui è un mio collega, Massimo Semenzato, che quando ho bisogno, quasi sempre, lui mi segue. Grazie a Massimo Semenzato. Roberto Fradale, che è un artista che ha partecipato anche lui a Bangkok con una video art. La video art poi, e alla fine le video art, alcuni artisti a Bangkok, allora vi spiego, a Bangkok per chi non lo sa, abbiamo partecipato con immagini fotografiche e con immagini delle opere originali, non con le opere originali, e molti artisti hanno scelto di esserci con delle video art. Roberto Fradale a Bangkok è stato uno degli artisti che ha partecipato con una video art, tutte le video art sono su YouTube, nel canale di Queen Art Studio, e in questa mostra partecipa con due dipinti che sono al piano superiore molto molto interessanti. Complimenti a Roberto Fradatta, che salutiamo. Fabiana Macaluso. Fabiana? Allora, anche Fabiana a Bangkok e in questo nostro evento. Fabiana ha cominciato a collaborare con Queen Art Studio e tra gli artisti in permanenza in galleria Queen Art Studio. Grazie. Allora, ho portato anche la poesia. Hai portato anche la poesia, hai fatto bene per conoscere. Ma scritto da Maria Ciponetti, una scrittrice che va a sede. Salutiamo Maria Ciponetti. E niente, l'opera questa che c'è qua in galleria tratta il popolo degli Orissa. Vieni di qua. Che si trova all'est dell'India. E, rappresento queste donne perché sono schiavizzate, soppresse e vengono tenute in un mondo a sé e non sono libere di scegliere, perché comunque sono, diciamo tra virgolette, succubi degli estremisti, quindi sì. L'estremismo islamico. A me piace rappresentare molto queste popolazioni, queste donne che sono negli altri paesi, insomma. Sì, che vengono soppresse, schiavizzate. Esatto, quindi è un tema sociale che tu cerchi di affrontare, oltre a rappresentare anche i costumi e gli usi. Non solo per le Orissa, ma per altri popoli. Assolutamente. Cioè, in generale, perché comunque tratto sempre i popoli tribali. Sì. Però appunto trattando i discorsi delle donne e delle donne maltrattate. Ecco. Leggi la tua poesia. Visto che c'è il tema violenza sulle donne, è un tema molto attuale. Il titolo è Orissa, il desiderio delle donne, inteso come desiderio di libertà. Allora, canti, fiori e tanti colori presi, forse un tempo lontano, ad un arcobaleno incantato, sembra il regno dell'Eden, forse lo è, ma non è per loro che voce non hanno mai avuto. Per gridare al mondo la loro verità di donne, schiave e umiliate. Maria Ciconetti. Applauso. Grazie mille per me. Gloria De Marco. Anche Gloria ha partecipato a Bangkok e anche lei è una new entry, in permanenza in Art Studio Gallery. Vieni di qua, guardate, le due tigri che sono al piano sopra sono dipinte su... Sono su lastra di Bond, l'originale è su tela, mi è piaciuta talmente tanto la mamma di queste due bimbe, le chiamo le due mie principesse, affettuosamente parlando, perché la mamma è 80 cm per 80 in tela, è venuta talmente bene che ho detto di farne due, un dittico, una fotografia in lampo data riprodotta su alluminio di Bond. Okay. E ho fatto il lato sinistro. Tu ami molto rappresentare le tigri, ne ho un'altra, adesso non è esposta perché chiaramente abbiamo dato spazio un po' a tutti, ma generalmente insomma è accompagnata dall'altra, dagli occhi di tigre che sono qui in galleria. E l'abbiamo portata a Bangkok proprio perché Bangkok è definita la tigre dell'Asia e quindi rappresentava bene in quell'occasione questa mostra e adesso è nella nostra galleria. Perfetto, io vi dico perché le dipingo, purtroppo stanno andando in via di estinzione, la loro bellezza e anche la loro condanna. Ci sono appunto i bracconieri e anche in
alcuni paesi asiatici, alcune parti anatomiche loro. E purtroppo ci fanno degli strani introgli afrodisiaci e li stanno sterminando. Nel 1900 erano 200.000 esemplari, purtroppo adesso sono diventati 200 esemplari. Ringraziamo Leonardo DiCaprio che si prodiga per proteggerli. Oh, la prossima volta lo inviteremo. Ciao Leonardo. Rosanna Lago Rodriguez. Buonasera. Allora, Rosanna viene dalla Spagna. Encantada. Adesso parliamo un po' di spagnola. Capisci l'italiano o faccio parlare inglese? No, capisci l'italiano. Bene, allora io adesso faccio anche un po' di spagnolo. Faccio più. Ascolta, allora, Rosanna, tu sei direttrice di un museo in Spagna, del libro. Esattamente, in la Villa del Libro, allí, bueno, coordino un museo en el cual, bueno, pues trabajamos lo que es la literatura y el arte. Para mí es un verdadero placer estar, trabajar, colaborar con Queen Arts Gallery, con María Gracia, una de las grandes. Gracias. Y bueno, pues esta obra... Que vedete en prima. Exactamente. Se llama Tributo al Bosco. Con ella pretendo representar la sensualidad femenina y los dos apartados del de cuadro de este genial artista como fue el Bosco. ¿Así? ¿Presentar? Las dos perspectivas. Las dos perspectivas. Las delicias, paraíso, el paraíso y el infierno. El infierno. Eso es. Entonces hay una mezcla en la cara. Vedo che ci sono molti simboli, no? Tutti comunque dedicati alla natura. Todos símbolos, su iconografía, sus iconos representados en. Ma tutte le tue opere sono molto grandi, poi in realtà e sono anche dedicate sempre alle simbologie dedicate alla natura. Allora con Rosanna abbiamo un progettino futuro in Spagna, vediamo. Ma non ne vogliamo parlare, no? Un placer. Mi ha fatto veramente piacere. Ricci Painting, un applauso a questo artista che rappresenta questi, vedete qui c'è il segno, un simbolo del cuore che batte, per cui sono opere dedicate comunque all'amore e sono alla figura umana in qualche maniera scomposta e quasi monocromatica. Un applauso a Ricci. Judith Pone. Vieni qui così facciamo prima. Grazie. Judith, da dove vieni? Da Bolzano. Da Bolzano, ah sì, anche tu da Bolzano, sì. New Entry di Pinaf Studio, sì. La sua opera la potete vedere lì e adesso con le luci si vedrà meglio. Mm-hmm. Parlaci della parte del tuo. Allora, io dipingo da quando sono piccola, mia madre dipinge, nonno dipinge, quindi da generazioni, e faccio il figurativo, anche un po' sul surrealistico, visto che parliamo di da lì, e però diverse tematiche, ci sono quello sociale, quello degli animali, ci sono quello dei paesaggi, perché secondo me anche la natura va un attimo preservata e bisogna tornare a vedere, a percepire la natura nella sua completezza, nella sua armonia, nella sua pace, dove possiamo veramente trovare quella completezza, quella pace che ormai è molto difficile da trovare. Dove tutti vogliamo scappare. Sì. In effetti questo paesaggio ispira, che non ha nessuna figura umana, praticamente esatto, rappresenta poi un momento di tranquillità, di silenzio assoluto. Anche l'albero che è privo di vegetazione indica. Uno stop, sì, perché gli alberi d'inverno è come il grande riposo, sì, e si vede però anche la loro vera struttura, senza le foglie che nascondono a volte questo colore, certo. Sono bellissime secondo me. Grazie. Grazie e benvenuto anche a tutti. Grazie. La scultura di Betty Gobbo.
Complimenti. Betty, anche Betty ha partecipato a Rompinazzo Studio in tante belle manifestazioni, a Louvre, anche qui in galleria, nella galleria precedente, non mi ricordo, Palazzo Campava, sì, dove ha vinto anche il primo premio, quella volta lì c'era un premio, che è con, sì, era con il principe Lorenzo De Medici, esattamente, quindi eravamo le star del principe Lorenzo De Medici. Ogni tanto ci divertiamo ad avere questi personaggi che danno rilievo e comunque danno una maggiore visibilità a tutti voi e anche all'evento, quindi ringraziamo anche questi personaggi che si prestano. Ok. Allora, la tua scultura, Betty. Allora, io sono molto emozionata di parlare di questa scultura perché è stato un sogno che ho avuto circa un anno fa che mi ha molto scosso, mi ha emozionato tantissimo. Questa scultura parla di Kim Wall, che è una giornalista, che doveva... appunto durante nel suo lavoro doveva fare un'intervista a un costruttore di sommergibili, purtroppo è stata scomparsa e l'hanno trovato dopo qualche giorno con la decapitata e senza arti, e volevo dar voce a questa giornalista, voce che non ha più. Il suo titolo è 8/8/17, il giorno in cui è stata trovata. Grazie. Mi fa piacere quando gli artisti danno voce anche alle tematiche o di un evento di cronaca o di natura o di quello che ognuno ha dentro, e comunque anche i temi ambientali, ecologici, vedo che sono molto sentiti e molto forti. Poi l'artista esprime con i propri mezzi, con quello che riesce a dare anche, riesce a dare una voce a queste a queste notizie. Grazie Betty, grazie. E grazie Giuliana Griselli, via, così riusciamo. Giuliana nei suoi paesaggi marini, devo dire che fa anche dei bellissimi nudi che in questa manifestazione non abbiamo portato, però ci sono tanti, cioè, dalla figura. Esatto, Giuliana è stata a Bangkok ma ha partecipato a numerosi eventi da anni, ci conosciamo da anni. Lei di Trieste? Sì, sono di Trieste, insegnante. Ci tengo a dire, perché come parlavo prima con altre persone, era un mio desiderio, sì, sempre nell'ambito artistico, sì, cultura, storia dell'arte, certo. E io dico da sempre, e continuerà ancora per poco perché sono già molto... La Giuliana ha fatto molte mostre, perché è vero, sì, è grandissima, no, è più grande di me. Quando andiamo in giro personale, via, e lei viene a trovarmi a Trieste. Sì. Lascia il marito. Sì, ma quando sono venuta a Trieste è bellissima. Ti presto il quando mio. Si va... Grazie. Grazie, sto già cercando di far adottare da una famiglia. Diciamo, non lo diciamo al mondo. No, allora parlami dei tuoi paesaggi. La natura mi prende sotto ogni aspetto, sia nell'ambito della stagione invernale, autunno e soprattutto l'estate. Io d'estate rinasco veramente in acqua perché sono un'acquatica, nel senso che starei ore e ore. Sì. E il mare per me è vita, l'acqua è vita, la vegetazione, un paesaggio anche d'autunno, cerco di inserire sempre un torrente, un ruscello, un po' d'acqua. È più forte di me, spero di continuare ancora per poco, poco però, perché ho da fare altre cose. Valentina Guadagnucci, ce ne sono due, dopo mandiamo anche l'altro. Valentina, anche Valentina ci segue da tempo nei nostri eventi, è stata anche lei a Bangkok con le stesse opere che espone oggi. Parlami di queste opere che sono diverse dalle tue solite. Esatto, in realtà è un processo che io sto vivendo, diciamo, evolutivo. Sì. Sono partita da un'esperienza molto accademica, io vengo da una formazione artistica ed accademica appunto, e
si è unito tutto insieme con ciò che è il mio percorso come grafica e come fumettista. Tutto ciò ha portato alla nascita di uno stile che sposa entrambe le correnti, quindi dalla pittura alla grafica pura e alla rappresentazione illustrativa. Questi sono dei bozzetti preparatori per delle opere che poi vengono realizzate in pittura ad olio. In effetti, se vi vedete a vicino, sono su, ci sono delle scritte intorno, dei segni che si possono vedere nella sì, precedente. Esatto. Insomma. Sono i colori che, la griglia dei colori che poi serve per riprodurre esattamente lo stesso colore, esatto, so, una volta dipinto. Okay. Tra l'altro su c'è un bozzetto nell'ingresso. Sì, all'ingresso, che è stato dedicato, che è stato preparato per il dottor Luigi Matera, che è il titolare della rivista Royal Monaco, che salutiamo, e che praticamente ci dedica poi mensilmente tutti gli articoli, e ci sono anche poi gli artisti che hanno, che scelgono di esserci in ogni evento. Insomma, qui ci sono anche le foto di Murano, dove l'articolo di Murano, questa è stampata a Monte Carlo, e ogni mese ci dedica un articolo. Adesso per questo mese no, la rivista cartacea non va in stampa, ma avremo un articolo sul Royal Monaco online, mentre questo era dedicato sia a Murano che a, all'evento di Bangkok, dove tu eri presente. Sì, è esposto. E quell'opera lì è stata realizzata in pittura sì. d'olio e verrà presentata in Vaticano il prossimo sabato. Ok. PD Budart. Paola, come stai? Paola è un'artista anche lei in permanenza in Art Studio Gallery, ci segue ormai da un buon annetto. 17 mesi. 2017. Passa il tempo. Un applauso a Paola, che è stato con noi. In tutti gli eventi che Finanz Studio ha fatto dal 2017 questo periodo. Novembre del 2017. Ah, allora, Paola, parlaci della tua arte. Allora, chiaramente PDV d'Art è il suo nome d'arte. Sì, certo. La mia arte è iniziata praticamente nel momento in cui sono nata, perché ho sempre vissuto in mezzo all'arte, sia la musica che l'arte. Mia madre dipingeva, quindi c'era tutto, quindi una famiglia di artisti. Sì. E io ho fatto per tantissimi anni, ho lavorato nell'edilizia con le ristrutturazioni, poi finalmente con la pensione mi sono ridata ai colori a olio. C'è questo, anche l'altro dipinto, questo è su tela, è olio su tela, mentre invece quell'altro è su legno, e olio su legno. Il legno dà tante soddisfazioni ma tanti problemi, perché a distento un po' dell'umidità tende a muoversi, barcarsi, allora preferisco sinceramente più la tela. Sì, il suo nome è nato proprio perché io l'ho conosciuta che lei dipingeva il suo materiale da riciclo, quindi quasi esclusivamente sul legno, quindi erano per di composizione del legno. Ma poi ho scoperto che aveva dei dipinti molto interessanti, per cui da gallerista, poi chiaramente noi abbiamo anche un'anima un po' commerciale, diciamo, nel senso che vediamo le cose che possono andare di più, le cose che magari riescono a livello di colore meglio, perché sul legno poi il legno assorbe, fa, cioè si muove. Al movimento soprattutto. Esatto. Perché l'assorbente è relativo. E poi un dipinto fatto con la spatola così colorato rende molto di più. E io preferisco questo percorso che abbiamo cominciato insieme. Ciò non toglie che Paola è anche artista che dipinge sul legno e che crea opere con materiale da riciclo e anche opere tematiche sulla violenza delle donne, sulla natura, sul recupero della natura e premonizione delle sardine. E la premonizione delle sardine, quello è il quadro di prima, diciamo che parlo anche su quello. Questo dipinto è nato a giugno, luglio dello scorso anno, per un motivo molto semplice, faccio immersioni, di conseguenza ho riportato un branco di sardine e il quadro era nato con le sardine.
e poi mi hanno rubato il nome in politica. Chiamato Sardino, è diventato Branco perché non potevo. Esatto, e anche un insegnante di judo, mi raccomando, non. Allora, Remo Bonaretti. Buonasera Remo. Remo è approdato in questa galleria attraverso Valentina Marongiu, che io saluto, e attraverso una mostra che Valentina, con cui siamo molto amiche, che saluto, purtroppo deve essere qui stasera ma non sta bene, quindi si scusa e vi saluta, e con una mostra che abbiamo organizzato appunto che si chiama Itinera, proprio perché lei ha mosso gli artisti che collaborano con la sua galleria, li ha mossi nella mia galleria. E quindi alcuni li conoscevo già, alcuni di nuova conoscenza, ho avuto piacere poi a invitare Valentina a restare in questa mostra con i suoi artisti. Quindi Remo, vieni di qua e parliamo delle tue fotografie. Valentina Marongiu della Galleria Arte Arte, che salutiamo. Queste sono due foto un po' sui generi, nel senso sì. Che normalmente si deve vedere una foto molto rigida, così questo è la caratteristica, è che questa è mossa e questo sì. È un bosco. Sì. Quindi le due caratteristiche delle tue foto che sono mosse sempre, perché io fotografo normalmente la natura, quindi animali e paesaggi. La luce che c'era in questo luogo mi ha colpito diversamente e quindi anziché fare la solita foto ho provato a fare una fotografia che fosse leggermente mossa ma che desse questo effetto che sembra quasi dipinto, insomma, se vogliamo vedere. Tra l'altro anche per questo l'ho fatto stampare su tela che si confonde molto facilmente. Quella invece è sempre un altro posto, andrebbe messo in piedi, ma comunque uno la può vedere come vuole, certo. In sostanza, perché anche un mosso, ma quello è un mosso verticale, questo è una leggera rotazione, questo si può vedere sia in un modo che nell'altro, sì, cioè in modo originale sotto verticale, quindi sono messo la torcina dietro, dove muovendo la camera verticalmente, sono venuti sfocati, perché è più un discorso di fantasia che uno si può vedere. Anche altre cose. Certo, naturalmente quando un artista fotografa, dipinge, eccetera, eccetera, lascia molto poi all'interpretazione degli occhi che tu guarda. Complimenti Remo, è piacere di essere ancora con noi. Davide Favaro, anche la sua. Davide Favaro. New entry di Queen Art Studio Gallery. Nei miei quadri cerco di rappresentare un po' momenti di vita vissuta anticamente, cioè scene che oggi è un po' più difficile da vedere perché sono scene di campagna, scene quasi bucoliche, di contadini, di persone che lavorano la terra, e sta un po' a significare l'attaccamento dell'uomo alla terra, cioè noi nasciamo dalle origini come uomini che vivono in simbiosi con la terra, con la coltivazione, con quello che ci dà madre natura. Ce lo stiamo un po' dimenticando perché la vita frenetica di oggi non l'altro merito è una terra molto contadina, insomma, soprattutto nella provincia, per cui ha vissuto moltissimo queste scene e le vive ancora, insomma. Esatto, io cerco di rappresentarlo perché vedo continuamente pochi sì, sì. Si ricordano, qualcuno mi ha detto addirittura che portano i bambini a vedere i polli, a vedere le fattorie, i bambini dicono non capiscono come le uova, tutte quelle cose che nascono, quindi cerco un po' di tornare ai tempi antichi, ecco. Va bene, Davide, grazie. Piacere di averti in finestra di Davide. Marco Ambrosini. Questa volta Padova la parla con la loro. Niente di Pirazzo dei Galleri, le sue opere le avete viste in vetrina. Ciao Marco. È stato un piacere essere qui. Io dipingo e disegno da quando ero molto piccolo, poi ho frequentato prima il liceo artistico Modigliani e ho avuto la formazione poi successiva presso l'Accademia Imperiale di Venezia. Tutti questi anni appunto li ho dedicati alla realizzazione di opere, un studio del volto che
scomposizione, scomposizione sì. O deformazione, deformazione. Distorsione. Distorsione. A livello di ricerca introspettiva del carattere magari delle persone che non sempre sono ritratti e rappresentati tramite un istantaneo di una conoscenza, ma anche persone che ho frequentato, persone del mio vissuto, persone idealizzate molte volte, come nel caso di questi due dipinti qui che fanno parte di un ciclo Teste e Frammenti che è stato esposto anche da poco presso Palazzo, presso il centro universitario, sì, Palazzo Trevisan, Laura Lu, con un rapporto personale, sì, con un caro collega. Ho deciso di portare questi due, insomma, sono due tra le ultime realizzazioni che trattano la tematica dell'addio, sì, dell'abbandono. Allora, uno, questo rosso si chiama scomparsa come la morte. Sì. Questo rosso è passato. E questo invece è mai nato. Questo è un quadro che tratta la tematica appunto degli spacchi, la tematica delle morti, degli scafisti. Questo, diciamo che la causa scatenata è stata il fatto del corpo del piccolo Aylan che veniva dalla Siria, appunto è arrivato morto trovato alle coste della Turchia. Qui c'è una sorta di dissolvenza appunto del viso, una caratteristica comunque che mi accompagna sempre anche nelle altre realizzazioni. C'è sempre una parte anatomica mancante, una parte più oscura del viso, una parte che viene appunto a essere tolta, scavata. E quello riguarda insomma qualcosa anche di più personale del mio vissuto. C'è questa scomposizione, il fondo è trattato con del carboncino a strisce con una spugna, c'è un colore celeste rischiato dentro, è prevalentemente tutto acrilico. E appunto qui è colto in un momento di panico, totale, ecco, proprio una spada, appunto, quasi qualcosa che sta per arrivare a sorpresa, e via via c'è l'immagine di questo viso che va via via scomparendo, qualcosa tra un azzurro mare e un cielo che lascia percepire appunto la scomparsa. Che c'è quello successivo? Invece passaggio, qui c'è un'espressione di un qualcosa che è andato perso, che però ha vissuto con noi per tanti anni e via via ci dice, l'auspicio ci dice, me ne sto andando lentamente, no? C'è una dissolvenza come con dei fasci di energia dati in un momento di un qualcosa che sta quasi quasi per scomparire, dissolversi, e l'occhio poi, che è l'aspetto dell'anima, appunto in questo caso è rilassato, il passaggio ci dice io ci sarò sempre. Sono sempre contento. Grazie Marco. Gilberto Piccinini fa anche sempre parte della mostra Itinera, è un quadro, non so se è riuscito a venire, Gilberto, mi sembrava di no, e i suoi paesaggi sono sempre ricordi della memoria, come era il titolo di quel quadro, insomma, è un paesaggista e i suoi quadri sono soprattutto dedicati al mare. Cress è un'artista francese molto, molto colorata, molto interessante, lei ha partecipato anche a Bangkok e a Murano, in effetti la prima volta che ha partecipato con questo studio è stata a Murano, e quindi vedete qui il suo quadro in diretta. Simonetta Cerini con la sua installazione, non so se è riuscita a venire Simonetta, con la sua installazione in tela di juta, ceramiche colorate, è un artista che fa molte installazioni enormi anche in filo di ferro, è un architetto che lavora anche nel mondo dell'arte, per cui salutiamo questi artisti, un applauso. Carmen Lutardi è una fotografa ma anche una ceramista, è stata a Bangkok, fa sempre parte della mostra Itinera, l'ho conosciuta andando io a Villa del Mol ad inaugurare, questa volta ero io che andavo a Mantova ad inaugurare una mostra di Valentina, dove l'ho conosciuta, e anche purtroppo non è potuta venire perché proprio si era anche rotta tutti i capelli e gli è venuta l'influenza, per cui niente, Carmen, saluti, è venuta a Bangkok di persona, è riuscita a venire a Bangkok, qui non ce l'ha fatta, a Padova, lei è di Brescia, per cui non ce l'ha fatta. Allora, Marco Papagni, Marco ci sei? Marco Papagni fa sempre parte della mostra Itinera, lui è un ceramista, è sempre in quel di Mantova, la sua scultura rappresenta, e se anche lui un surrealista, la sua scultura rappresenta una testa con dei coralli, e anche le sue opere, la sua opera ceramica è sempre dello stesso artista, interessante. Antonella Loschi, Antonella Loschi sono pastelli,
iperrealismo, fa l'iperrealismo con dei pastelli, fa delle opere fantastiche, sono piccoline, ma lei disegna a mano con i pastelli, è un'artista pugliese ed è molto brava e l'ho conosciuta attraverso Tina Marzo, che adesso fa delle cose fantastiche, fa le mostre di arte in 3D in quel di Puglia, e sua cugina, quindi praticamente l'arte di famiglia. Un applauso ad Antonella. Libero, ci segue da tantissimo tempo, fa parte della galleria, era a Murano, era a Bangkok, le sue opere spaziano da opere che sono opere astratte a rappresentazioni delle donne, a opere scomposte anche surreali. Libero, un saluto. Lubnita Azzaria. Eccoci, Benita, mentre in studio ma a Bangkok, per cui Benita, piacere di conoscerti, ci vediamo. Benita, alza un po' la voce. Vengo da Roma. Dove sei nata? In Romania, da 20 anni in Italia. Sì. La mia attività artistica è cominciata dal 2012. L'arte l'ho cominciata nella scuola del mio maestro Claudio Spano a Roma e da lì è cominciato tutto. Il resto sto andando sempre nella ricerca di ridare la semplicità nelle cose e l'essenziale. Del resto... Questo cosa rappresenta? L'anima delle persone. L'anima delle persone. È un quadretto originale che noi abbiamo portato a Bangkok, perché alcuni si potevano portare perché erano realizzati su carta, per cui è stato interessante. L'anima dell'uomo, sì. Della donna, sì. Quello che vuole essere, sì. Con tutte le sfaccettature. Sono le sue sfaccettature. Esatto. Ok, si fa delle opere molto interessanti. Minita, piacere di averti qui da studiare. Serena Baldaccini. Allora, Serena Baldaccini è la manager di Stai Star e io l'ho scoperta quando ancora non era manager di Stai Star, cioè praticamente lei faceva delle fotografie fantasy e io ho visto qualcosa in lei di interessante. Poi, chiaramente ci conosciamo da tanto tempo, si è evoluta e lei lavora molto con i big della musica, i grandi personaggi della TV, i grandi personaggi dello spettacolo, e quindi la sua rivista, che attualmente è la sua rivista online, ha realizzato questa interessante rivista online con cui Pinarci Studio collabora. Io personalmente, che scrivo delle recensioni critiche, che ho scritto anche una interessante recensione su questa rivista e la trovate anche online. Oggi è stato pubblicato praticamente il link dove potete vedere le pagine degli artisti che questo mese hanno scelto di esserci, perché poi la rivista ci pubblica mensilmente, tutti i nostri eventi. Serena, io la saluto. Quindi è una fotografa in esclusiva con Pinart Studio Gallery, per cui non espone con nessun altro, espone le sue opere soltanto con Pinart Studio, e questo mese sulla rivista non è ancora stata stampata perché è una rivista solo online. Questo mese la rivista è dedicata a José Dalí. In copertina con il suo articolo potete vederlo sulla pagina di Pinart Studio, ci sono tutti i link, gli artisti che hanno scelto di esserci. Ciao Serena! Allora, Simone Money è un artista che interessante, molto interessante, che fa questi quadri astratti, ha partecipato a Murano, a Bangkok ed oggi è qui con le sue opere originali. Io la saluto, sicuramente non è italiana per cui non è potuta venire e la rivedremo sicuramente più avanti. A Murano era riuscita a venire e abbiamo fatto questa manifestazione in occasione della Biennale di Venezia. E invece Vito Roma Miracchi, Vito Roma, anche lui fa parte del gruppo di Tinera e che saluto, le sue opere sono molto interessanti, sono piene di colori, sono astratte, anche se sono immagini dedicate alla natura, non si vedono.
non si vedono, però bisogna interpretare quello che vediamo attraverso i colori, per cui è un'opera, dicono che davanti alle opere astratte si mette in moto un neurone, un nostro neurone che ci spinge a capire quello che l'artista ha voluto dire, per cui anche in questo caso un applauso anche a Vito. New entry, Luc Brun Bernasso dalla Francia. Luc, avec la tête, oui, allez. S'il vous plaît, vous parlez de votre couvre. Et un peu, je vais traduire quelque chose. Bon. Parce que si tu me l'avais dit, j'aurais préparé une petite. Un petit peu, bah vous pouvez parler de votre couvre. Un petit peu. Moi, je travaille en cours de Chine, au pinceau. Lentement, parce que c'est de comprendre. Je travaille en cours de Chine. Sì, allora le sue opere sono in china su carta cinese. Sì. E sopra chi? Sulla carta cinese, sì. Sì. E poi io faccio beaucoup de choses différentes. Fare dei lavori differenti. Molto le femmine, rappresenta molto la femmine, molto le donne e la femminilità. E rappresenta anche molti altri soggetti che gli interessano. E i suoi lavori sono davvero molto interessanti, sono un po' chiaramente forti come tematica, ma ho trovato in Luc delle opere che possono andare bene con il nostro concetto. Grazie Luc, buon chance e benvenuti in Art Studio Gallery. Benvenuti in Art Studio. Andiamo avanti. Maurizia Braga che salutiamo, che fa sempre, a meno che non è riuscita a venire, non è venuta, fa sempre parte del gruppo della mostra di Itinera, le sue opere, fermati un attimo con Maurizia Braga, le sue opere. Maurizia Braga è un artista che realizza gioielli con la resina, lavora molto con la resina, e anche quella sua opera, la sua opera che abbiamo visto in velocità, è realizzata in resina. Stefano Lepori, il suo disegno è tutto fatto a penna ed è l'opera, è venuta, eccoci qua. Stefano, facciamo passare per noi civico qui nel studio. Allora, Stefano è un giovane artista, vieni di qua, vieni. Parlaci un po' di quello che niente, ti combini con la penna. La prima domanda che tutti finalmente mi fanno è: perché la penna? La penna, diciamo che è lo strumento che ho sempre utilizzato fin da bambino. Sono nipote d'arte, mio nonno era Giovatta Lepori, che era un macchiaiolo, e per antonomasia diciamo che la macchiaiola batte tutti sul fronte dell'amore per la natura. Diciamo. Non apriamo questi colori. Secondo il mio parere, così. Però diciamo mi che piace un po', quindi sono sempre stato intorno a grandi quadri colorati, sì. E mi ha fatto proprio sempre abbracciare questo classico amore che tutti abbiamo, diciamo, sì. Vero o no, per la natura. Allora tu utilizzi io utilizzo invece la penna sfera, che appunto è colorante, però sì, di tutti i colori, sì. Mi ricorda quando passavo ore e ore in ufficio di mio padre, che è sempre stato uno che lavorava a partire dalle 7 la mattina e tornava alle 8 la sera. E io passavo le ore perché abitavamo fuori, sì, dal centro, sì. E mi torno bambino, un po' come quando eravamo ancora puri, perché poi crescendo, vuoi o non vuoi, siamo costretti un po' anche a fare cose che non si vorrebbe fare. E diciamo che in questo caso è proprio questo. I temi, no? I temi che disegni maggiormente, quali sono? In questo caso ho voluto proprio trattare un tema tremendamente attuale, cioè? Un po' come vediamo ora il mondo, che ci spaventa, che tutto è stretto, vado in un posto di lavoro e mi dicono che non c'è posto, siamo 8 miliardi e mezzo, è tutto un caos. In questo caso però invece il caos ho cercato di mantenerlo, cioè di prenderlo per le corna, perché almeno io cerco di intrappolare tutto ciò che mi sfugge di mano. È l'unico momento in cui riesco a essere in pace con me stesso e col mondo, anche perché ormai è tutto frenetico,
E infatti la classica domanda è: quanto tempo ci metti? Esatto. Il tempo non è necessario, e probabilmente più tempo ci metto e è meno nuocio a me stesso e agli altri. Perché come ogni cliché gli artisti sono autodistruttivi. Beh, ma assolutamente l'arte è anche terapeutica, per cui per molti artisti l'arte è anche un sistema per... Assolutamente, io quando stacco gli occhi dal foglio li sono svuotato. Sei un po' più cieco, ma... quello sicuro. Va diciamo bene. Che comunque non va più di tanto discusso, mi sembra abbastanza evidente. Immediato, anche se qua non è così tanto banale come può sembrare. L'unica cosa che posso dire è che ci si può soltanto immedesimare sopra una mongolfiera, no? Siamo lenti in un mondo velocissimo e ci si sente attanagliati in questo caso da un po' ora dalle ciminiere, no? Che è l'inquinamento, e non ci sono botti. Non c'è qualcuno a poter dare la colpa, oggi si cerca sempre qualcuno a cui poter dare la colpa. Come al solito l'uomo si deve ritrovare in difficoltà per forse raggiungere lo scopo assoluto, cioè essere tutti insieme. Grazie Stefano, questo volevo la mano. Una donna che è in attesa, e è una donna che è in attesa che ha la testa dell'elefante, perché per l'artista l'elefante rappresenta la madre in assoluto, cioè così protettiva, ed è piena anche di simboli e di animali che capovolgendo l'opera si possono intravedere, quindi l'opera può essere vista anche al contrario, e quando è vista al contrario si vedono degli uccelli, c'è un folletto, se vedete qua in alto c'è un folletto disteso di profilo, c'è un uccello nella parte più in basso da qualche parte, qui ci sono due uccelli che sono uno nella, un coccodrillo con un uccello nella testa del coccodrillo, per cui in tutta la pittura voi scoprite dei simboli e degli animali. Un applauso a Furio, lo conosceremo adesso. Dachana Pzota è un artista che ha partecipato a Murano, a Bangkok, ed è qui con le sue opere surreali di ispirazione divina, che salutiamo. Dachana, un applauso. Federica Borsatti, epidemia in quel di Mantova dell'influenza, rappresenta paesaggi molto interessanti dove usa il colore bianco e rosso, e anche queste donne, questi profili di donna che sono autobiografici. Un saluto anche a Federica. Carmen Oggiano Caroggi dalla Sardegna, un artista che ha esposto con Pinarte Studio in parecchie occasioni, i suoi temi sono le figure umane molto legate anche al mondo della musica. Andiamo avanti, fermati un attimo. Maria Margherita Giotova Paenti è un artista che i suoi quadri ha dei volti veramente molto molto intensi, quindi spesso nelle sue donne ci sono queste disperazioni, questi sentimenti molto forti, molto intensi, e chiaramente anche la sua arte è di natura autobiografica. Andiamo avanti. Snika Effing segue Pinarte Studio in quasi tutte le mostre da più di 2-3 anni. È un artista norvegese, finlandese, che salutiamo, in questo caso è la sua libera interpretazione della Luna. Marianna Natalello, M. Allora, Marianna Bangkok, Marianna, ci siamo conosciuti la prima volta a Murano, parla della tua arte. Io sono arrivata all'arte come forma di cura e soprattutto per rinascere da eventi personali non così felici, e nella mia arte metto i miei sentimenti, me stessa e tutto ciò che mi colpisce con questa caratteristica tridimensionale, cioè in ogni mio quadro c'è comunque qualcosa che si può toccare, con molta cautela ovviamente. La tua installazione è bellissima, sì, tutte le farfalline dorate, fa camminare. Nell'idea che comunque le persone, anche senza poter vedere, possano comunque intuire qualcosa di ciò che esce dal mio cuore. Grazie.
Parlami della chiesa, non so che ti vuoi scappare, che sei un po'... Sì, sono un po' di vita. Sì, sei tu il mio specchio, ha chiamato Geisha. Diciamo che è il contrario di ciò che noi facciamo normalmente allo specchio, ci guardiamo, ci interroghiamo e lei a sua volta ci rivolge la stessa domanda, dice ma sei tu la mia immagine, al contrario, facendoti una domanda un po' più profonda, mentre quella che avete inquadrato prima con le gru era il parto di un momento molto molto particolare, ovvero ho collaborato con un gruppo per fare una pratica di kintsugi su persone, ovvero dipingere con loro delle cicatrici per far sì che queste persone le vedessero come una rinascita e non come un momento, diciamo, triste della loro vita. E in questo aiutare loro a far diventare bello un momento tragico, ho scoperto che ho curato me stessa in una mia cicatrice profonda che non si vedeva, ma è diventata sembazzurro. Grazie. Silvana Madalosso da Padova. Silvana ha partecipato a numerosi eventi qui a Padova e anche all'estero con Pinart Studio, quindi non è di nuova adozione, parla della parte. E amo dipingere giocando con i colori, con la fantasia. Questa opera si intitola L'orizzonte che non c'è, in quanto infatti è un orizzonte improponibile. Però così mi diverto, quando sono di fronte a una tela la considero tipo una sala da bagno, dove con i pennelli, anziché con i piedini, danzo e immagino e creo direttamente sulla tela improvviso quello che ho in mente. Grazie Silvana. Carmelo Anzalone, che salutiamo, sicuramente non è riuscito a venire. Vincenzo Biavati, le sue opere luminose, l'ingegnere, che adesso si trova a Tenerife, ciao Vincenzo. José Luis Lorenzo Diaz, un artista cubano che ha fatto una personale nella nostra galleria e le sue opere continuano a essere rappresentate dal Francisco. Madine è un artista francese che ha realizzato la sua pittoscultura, i suoi uccelli, è stata realizzata un'opera per Murano, per Venezia, e praticamente sono gli uccelli che vengono afferrati dagli uomini, quindi un tema ambientale, mentre gli uccelli vorrebbero essere liberi di volare. Antonella Carraro. Antonella, lei è un'artista di permanenza con i gallery. Vieni Antonella, parliamo dei tuoi acquerelli. Va bene. Dai, tu. Che dire, i miei acquerelli non hanno nessun progetto, non hanno progetti, sono ispirati, il mio percorso artistico è da autodidatta, anche se ho sempre amato l'arte, sin da piccola. Ho sempre dipinto, però non ho seguito nessun... Parlami della tecnica di realizzazione dei tuoi acquerelli. La tecnica... mi metto davanti al foglio bianco, sì, e lo guardo, dopodiché comincio con dei segni, e poi dico lo faccio rosso e poi diventa verde, lo faccio verde e diventa rosso, dico lo faccio blu e alla fine diventa magari viola, ecco, non è mai quello che penso. Ok, tu praticamente hai un sistema, sì, tutto tuo. Sì, un sistema. I tuoi colori stanno diventando sempre più intensi, all'inizio erano nati con un po' più di timidezza, adesso stai prendendo padronanza, perché Antonella Carraro ha vinto anche numerosi premi con Pinazzo Studio. I suoi acquerelli sono molto molto belli, hanno partecipato a parecchie mostre in Italia e all'estero, sì, e segue Pinazzo Studio da parecchio tempo, è un artista in permanenza con Pinazzo Studio. Va bene. Ennio Bastiani, anche Ennio che fa sempre parte della squadra di Vanessa Manoggio, è stato con Pinato Studio a Bangkok perché ha vinto un premio nella mostra Villa del Mol e vieni Ennio, parla della tua arte, della tua coloratissima arte.
io tanto non parlo appunto, no, comunque io amo tantissimo la donna, rispetto il corpo femminile e mi piace rappresentarlo nella mia vita. Tirando, cercando ecco, di trasmettere le sensazioni, i piaceri, i colori, le paure. In questo specifico il giudizio di Paride. È il giudizio di Paride, lì abbiamo dei simboli nascosti tra, sì, nella pittura dove c'è le labbra di una donna, dove ci sono gli occhi. Qui c'è Paride, c'è che Paride guarda, che è nascosto, guarda. E dopo c'è un corpo, un altro corpo, sono tre corpi. Quindi anche c'è una scomposizione, sì, e delle immagini nascoste. Dopo ecco, non mi piace rappresentarli classicamente, mi piace scomporre quel corpo. Dopo in alcuni quadri ci sono sensazioni più forti, ecco. Altri invece, ecco, però non è che ci sia un motivo, ecco, do un nome, sì, così. Ecco, e a noi la tua arte ecco, colorata ci piace molto. Ecco, non è ecco, che ci sia qualcosa, ecco, questo giudizio di Paride. Ho fatto il quadro e dopo ho detto, ma potremmo fare il giudizio di Paride come corso. Va bene, Elio, grazie, grazie. Ciro Polazzetto. Vieni, Ciro. Allora Ciro è il primo artista in permanenza con Quinart Studio Gallery da anni che ormai non sappiamo più. Dalla prima mostra a Villa Pisani? 8 anni. Dalla prima mostra che hai fatto con me a Villa Pisani, ai Sassi da Lancio che sono stati a Monte Carlo, a Parigi, dappertutto. È sempre stato con Quinart Studio, sempre. E anche lui è in esclusiva oltre che in permanenza con Quinart Studio. Vieni Ciro, parliamo dei tuoi Sassi. Ciro è un artista che è stato anche recensito da Vittorio Sgarbi, è un artista che ha lavorato alla Basilica di San Marco come restauratore, è un artista che ha lavorato anche per il Palazzo del Vetro di Tokyo e un restauratore della Basilica di San Marco oggi in pensione. Sì, io vado lungo il fiume, sì, da quelli di Sassi. Devo stare attento perché si sa mi deve stare attento altrimenti lo sparano quando riprende. E comunque poi gli do una nuova vita, che altrimenti il fiume lì di frantuma gli fa diventare polvere. Perciò li salvo anche, sì, dall'altro. Come essere comunitario. Mi salvi dall'acqua come essere comunitario, però gli dai nuova vita. Ovviamente con lo scalpello tu intervieni sul sasso dandogli un volto, un'espressione che comunque già vedi nel sasso, perché il sasso già vive di vita propria. Poi ha creato anche dei sassi da lancio, ogni tanto me ne voleva lanciare uno, però. Una vuole di lancio, nel futuro. Esatto, sono sassi che vanno. Diventano un polvere, no? Che sono lanciati nel futuro. Va bene. Ciro, grazie di essere sempre con noi. È stato proprio bene la presa, non lo vedevo, mi fa piacere averti lì. Grazie Ciro. Nedia Rasa e le sue isole della felicità. Anche l'attestato della foto? No. Fatto la foto? Sì, fatto. Allora, anche Nebbia, chiaramente le sue opere sono molto grandi e lei vedete una sulla tela nera, questa installazione che le ha creato, e quindi ha partecipato a Bangkok con una video art dove lei parlava e spiegava di cos'erano le, sì, sue isole, e adesso ti invito a dire qualcosa. Dunque, le isole della felicità prendono questo nome. Nel tempo ho sempre detto di aver avuto 9 parti artistici, non di più, solo 9. In quei 9 parti artistici ho lavorato con il vetro, ho utilizzato alcune tecniche di disegno. Alla fine di tutto mi nasce un tipo di tecnica dove utilizzo il legno perché è vivo. Per cui racconto che qualche anno fa, dopo un'esperienza faticosa, mi trovavo nelle Dolomiti a camminare nei boschi delle Dolomiti, ma spiritualmente ero sulla luna, nel Mar della Serenità.
Il mar della serenità ed abbracciava un albero. Quell'albero diventa la base delle isole della felicità. A questa non parlo tanto della tecnica, ma potrei anche parlarne. Sono più di una tecnica. Utilizzo la foglia oro, utilizzo l'affresco, perché parlo del pianeta Terra, per esempio. Parlo del pianeta Terra e parlando del pianeta Terra cosa faccio? Metto un mappamondo? Ora sarei troppo normale. Per cui parlando del pianeta Terra utilizzo il lavoro dell'uomo. Se arriva un marziano e vede un affresco cosa pensa? Un vesuviano? Eh no, dice cacchio, qua sono sulla Terra e c'è un affresco. Per cui le isole della felicità hanno un compito. Scendono dalla Luna, in quegli anni che ero lassù, come nucleo di energia e arrivano sulla Terra. Questa è un'isola della felicità corale, perché nel tempo ho diviso le cose. C'è l'isola della felicità semplice, come quella che avete nell'entrata. Ci sono le isole della felicità corale che hanno il compito di dire che ognuno di noi è indispensabile. Piccola e sto con Giorgia Scoma, che salutiamo, e le sue volte di donna molto molto belle. Spesso immessi nell'acqua. Anna Ferretti e le sue opere tende sulla natura, sul mondo, sono realizzate in legno, seta, sacco, materiali di recupero molto interessanti. Giovanna Caprari, il suo colore che scivola sulle tele con questi movimenti, che sono movimenti molto molto interessanti, una tecnica molto molto che piace moltissimo anche ai visitatori della nostra galleria. Luis Gandon. Gandon ha partecipato con noi a numerosissimi eventi, a quasi tutti, da 2 anni a questa parte. La sua ha fatto ancora personale in questa galleria, una delle prime personali nella nostra galleria, e oltre ai nudi rappresenta nelle sue opere anche immagini di attori del cinema. Luise, vieni se vi plaît. Allora, vous parlez un peu de votre arte, oui. Vous êtes un artiste austriaca? Vengo d'Austria e sono anche francese. Bon, je parle français. Alors, j'ai pris des modèles en vrai, en nature. Lei prende delle modelle vere in natura? Di femme, di donne. Delle donne, degli uomini anche. Oui. Je pense tout en acrylique. Tutti e tre i dipinti, questa volta abbiamo scelto delle opere che sono dei nudi, vous avez fait plusieurs expositions avec le Queen Art Studio, voi sei stata anche a Van Gogh e sei stata anche a Murano, dove sei venuta di persona. Luis Gandon è un artista che fa molte mostre in giro per il mondo e anche in Italia e collabora con Queen Art Studio da più di un anno. Sono felice di vederti ogni volta, Luisa, e devo dire che la sua personale era andata anche abbastanza bene. Allora, Giovanni Setti è un grafico a Van Gogh che segue il Queen Art Studio da un po' di tempo. A Van Gogh ha partecipato anche lui con una video art e in questo caso oggi ha mandato, oltre alla video art, partecipa sempre con una video art, le sue magliette stampate che sono sopra. Salutiamo Giovanni e nel video mostra come realizza la sua arte, Le carezze degli angeli. Daniela Delle Fratte è un'artista di Roma che segue la nostra galleria da parecchio tempo e le sue opere sono opere paesaggistiche dedicate ai mari e ai morti e devo dire che sono opere di ottima realizzazione. Fermiamoci qui. Allora, siamo alle ultime due artiste, le ho lasciate per ultime apposta. Chiamerei Monica Ferrera che è stata a Van Gogh con lo studio con delle fotografie, perché Monica Ferrera, oltre ad essere un'artista che ha dipinto il bacio, è anche una fotografa e anche una poetessa. In effetti approfittiamo dell'occasione per
per leggere, per parlare del suo quadro, della sua arte e per leggere alcune poesie. Nefrera, grazie di essere qui con noi, sediamoci così ne stai qui. Allora, io sono autodidatta, ho iniziato nel 2014 a scrivere in anonimato nelle pagine Facebook, sono entrata in molti gruppi anche letterari e anche ho iniziato a partecipare a molti concorsi appunto letterari con la poesia. Dalla poesia ho iniziato a portarmi avanti iniziando a scrivere anche piccoli racconti di narrativa e saggistica e iniziare anche a partecipare con la fotografia già a 12 anni. L'amore per la pittura è un amore nato proprio nato. Nel 2016 ho pubblicato il mio primo libro, che è praticamente scrivere poesia e ho ricevuto, ringrazio a Dio, insomma, molti riconoscimenti. Però la cosa che voglio dire è questa. Quando ho iniziato a scrivere per una disperazione nell'anima. Un grande dispiacere dovuto in famiglia mi ha fatto riemergere dall'abisso, perché quando succedono certe cose solamente attraverso l'arte, solamente attraverso la propria rabbia, sì, la puoi trasformare in qualcosa che c'è già dentro di noi. Per cui è emerso questo mio grande dono. Questo è l'ultimo, ed è quello appunto che presenterò io stasera, ed è intitolato Tempesta d'amore. La fotografia è sempre mia, è una fotografia scattata nel luogo dove abito, perché io sono nata a Sesto San Giovanni, provincia di Milano, ma abito a Voghera da quando mi sono sposata. Qui c'è mio marito, sono 27 anni che siamo sposati, 29 che siamo insieme e abbiamo 4 figli. E sono abbastanza grandi, 25, 21, certo, 16 e 14. Tempesta d'amore, voi direte perché tempesta d'amore? Tempesta per la rabbia, la forza, la grinta che può avere un essere umano in generale. D'amore perché attraverso l'amore si può riemergere da qualsiasi cosa. Parlando invece della mia opera con un olio su tela a Venezia, questo qua è un approccio con la materia. In pratica è un olio su tela però con spatolato. Ho iniziato ad avere questo approccio appunto con la materia perché ho voluto dare la forma al dietro all'uomo e alla donna sfumando la sua anima. In pratica sono un incrocio, bacio, il bacio perché ovviamente si baciano. Qui c'è un uomo e una donna, ma non vuol dire che l'amore sia solamente tra un uomo e una donna. L'amore è universale, per cui viva l'amore. Il bacio è questo. L'amore per tutti. Tempesta d'amore è questo libro di poesie. La presentazione, Maria Grazia, io la ringrazio, mi ha dato questa possibilità di farlo vedere al mondo. Leggiamo la prima poesia. Allora. La prima poesia è dello stesso titolo del libro. Sì. Nell'amore che travolge non si ha nessuna paura. Siamo due fuochi che ardono come il fuoco appiccato. Siamo due cuori che si fondono, che non temono, che si appagano tra di loro. Noi, nel nostro incendio, vibriamo di pura emozione. Anche sotto la pioggia torrenziale non ce ne preoccupiamo, perché l'amore è anche questo. Non ha timore, se non quello di non potersi amare. Vibra di solo. Tra di loro brucia la passione di un amore travolgente. Baciami con le tue braccia, dove regna la mia casa, dove ripararmi nel tuo petto sarà per me la casa più sicura che c'è. Io e te e ci fondiamo con la passione di un bacio caldo come il fuoco anche sotto la tempesta. Allora ti risentiamo tra poco con un'altra poesia. Chiamerei adesso l'artista Theo Hart. Buonasera. Teodora con un vestito già dipinto dall'artista e realizzato interamente dall'artista. Teodora, vieni di qua, così spieghiamo intanto la tua opera d'arte che è all'inizio della passerella.
Allora, Teodora ha esposto con me un po' di anni fa e adesso l'ho ritrovata ultimamente con i suoi dipinti e con i suoi abiti. Quando ho cominciato a notare i suoi abiti ho proposto a Teodora che mi sarebbe piaciuto fare una sfilata. Però oggi facciamo una mini sfilata perché ancora la produzione di Teodora, insomma, è destinata a se stessa. Poi oggi potete vedere i suoi abiti, ma lei è pronta a realizzarli su misura. Allora, Teodora, parlaci della tua arte. Allora, intanto volevo dire che io sono molto onorata e felice di partecipare a questo evento molto importante e sono onorata per essere qui presente con tutti sì. voi. Da 24 anni in Italia sì. e ho sposato un italiano, sì. quindi vivo felice e contenta qui. Siamo felici di averti. Mi dedico all'arte da sempre, sì. mi piace dipingere. Mi piace sperimentare nell'arte, non mi piace solo fare un tipo di tecnica, quindi ho sperimentato tante tipologie, tanti tipi. In questo caso io ho presentato un quadro che rappresenta la natura, specialmente i fiori, perché per me i fiori sono come il dono più bello che Dio sì. mi ha lasciato. E poi con l'occasione di questo evento presento anche una piccola parte della mia collezione appunto di arte da indossare, che è un esperimento anche questo, che rappresenta su ogni mio vestito è un quadro che io questo dipingo, bello, però, un quadro che dipingo, sì. Perché questo? Perché da arte, dalla tela alla stoffa, quindi il passo è stato breve, e quindi perché considero che la moda e arte è un connubio perfetto per ammirare la bellezza. Con l'occasione voglio ringraziare la dottoressa Maria Grazia Tottera per darmi questa opportunità, la possibilità di partecipare sì. e ringrazio le modelle che adesso modelle, sì. vedremo sfilare. Sì. Allora, Noemi Tella che sfila con un abito, Noemi fermati qui, così lo spieghiamo, girati verso di loro e lo spieghiamo. Allora è un abito col pizzo e... È un abito tutto dipinto a mano libera, in pratica rappresenta i fiori, la maggior parte dei miei dipinti rappresenta i fiori perché come ho detto prima mi piace in un modo particolare di rappresentarli, quei quadri, questo è un mio quadro che l'ho dipinto appunto. Quindi tu riporti sia su tela, quadro, un tema sì, che è sulla sì, tela. Dalla tela alla stoffa, sono quei colori appositi per la stoffa, quindi si può lavare, si può fare quello che si può. Bene, Noemi, Caterina, Vampi, sono ragazze che lavorano e che collaborano con Quinart Studio, fanno parte dello Stato di Vasto, ma sono anche belle ragazze, per cui le abbiamo anche, fermati un attimo, Caterina. È un vestito in cotone, sempre dipinto con i colori di stoffa, che rappresenta i girasoli, anche il cappello nasale. È una proposta estiva soprattutto. Chiaramente sono un po' larghetti perché sono fatti, no, cioè, sì. abbiamo le ragazze, sono, queste mangiano grissini. Avanti Regina. Ecco, bellissimo questo vestito. Qui abbiamo un vestito in cotone, tra l'altro questo è disegnato e fatto dalla Serta. È un mio disegno, sì. Quindi anche questo hai disegnato mi l'abito? Ho disegnato l'abito, di più di un sì. abito che presentate questa sì. sera sì. E tutto è disegnato e anche dipinto. Okay. In questo caso rappresenta le cane. Molto bello, c'è anche il quadro. Sì, c'è anche il quadro, sì, quadro e... Adesso quindi il tuo progetto sarà questa linea di... Questa linea, ma non solo, sono sempre alla ricerca di qualcosa di assolutamente sì. Allora, invece sempre dedicato all'amore, cosa è? Questo qua l'ho presentato a Roma nel 2017, sì. Qui c'è Soffusa nel bosco. Buonissimo. Ah. Era tutto un boato di silenzio, quasi assordante. Nel vuoto di un cerchio richiama del tuo inconscio la consapevolezza di ciò che sono e che siamo. Quello che vediamo in un oblio di presagio, in un sogno fatto di realtà e supposizioni. Cosa vediamo? Cosa cerchiamo? Una luce fatta di ombre? In un attimo di tremore di paure mi sento soffuso. Grazie.
Allora, finché le ragazze arrivano, volevo approfittare per salutare anche Radio Studio 91. Ieri abbiamo fatto l'intervista e chiaramente abbiamo parlato un po' della mostra, abbiamo parlato anche della sfilata, della lettura dei libri, per cui abbiamo abbondantemente spiegato che cosa sarebbe successo qui oggi. La registrazione, per chi non fosse riuscito a sentirla, sarà pronta domani, quindi domani pubblicheremo anche la registrazione dell'intervista. Non so se Agostino Spolaore, Lorena Morello, se qualcuno è riuscito a venire, se non sono riusciti a venire li saluto e ci sentiremo presto. Gli abiti, nuovi abiti, sì. Ok, questo vestitino molto bello, in che questo tessuto? In seta, anche questo è disegnato da me, quindi fatto della sarta per il disegno, è stato mio, e sempre quei colori caldi, accesi, e che rappresenta le rose, sì, che sono proprio la regina dei fiori, diciamo. Okay. Chiaramente ci sono anche delle scarpe che tu hai dipinto, ma le ragazze erano un po' larghe, perché tu sei... Immagino. Ancora Caterina. Invece in questo caso è sempre un vestito disegnato da me, fatto dalla sarta, in questo caso è un cotone che rappresenta i papaveri. Anche questo è un quadro. E invece è un completo, è un completo, rappresento proprio questo quadro, sì, che sono i passè. Molto bello, e questo anche è disegnato anche è una tu. Viscosa, no, sì, è una viscosa, è un cotone, sì, non è disegnato, sì, questo, sì, è solo dipinto. Allora, il tuo pezzo forte, la camicia, sì, colorata, adesso, visto che era rimasta soltanto quella lì, le vedremo sopra. Sì, grazie Regina, grazie a voi. Saluto a tutti gli amici artisti presenti a Padova dal 26 gennaio alla Queen Art Gallery Studio di Maria Grazia Todaro. Un abbraccio a tutti quanti. Che dici, ci andiamo anche noi? Mi raccomando, siate presenti tutti quanti a Padova. Ciao a tutti, sono Serena Baldaccini, General Manager di Stay Star Music, Blog and More, e artista in esclusiva per Queen Art Studio Gallery, Maria Grazia Todaro, a cui mando un bacio grandissimo e un abbraccio a tutti voi colleghi artisti, e ricordatevi, stay star! Dal 26 gennaio al 9 febbraio non dovremmo essere presenti alla Queen Art Studio Gallery a Padova dalla nostra amica Maria Grazia? Sì. No, ti dico subito perché io mi sono misurato con il termometro, la febbre, ho 37,5, quindi credo di poter fare l'influencer, o no?